Ranieri International è un cantiere in forte sviluppo nella produzione e nella distribuzione delle sue barche e dei suoi gommoni, anche perché ogni anno rinnova la sua già ampia gamma. Questo modello rappresenta bene le attuali tendenze del mercato. È il Cayman 28.0 Executive. Lungo 8,60 m fuori tutto ed è largo 330 cm ed è possibile trasportarlo su un carrello stradale. Il ponte di prua alto serve a dare volume alla cabina sottostante e tutta la superficie viene ricoperta con imbottiti che, essendo frazionati con cuciture, permettono di ridurre la grandezza del materassino quando bisogna stivarlo. Apposite cinghie lo tengono in posizione saldamente. Le imbottiture sul lato prodiero del cassero di fatto ampliano il solarium e poi le hanno realizzate proprio bene con una spallina che protegge e delle maniglie di sicurezza. Un paio di gradini ci portano nella seconda metà dello scafo, dedicata alla postazione di pilotaggio e al living. La console è uno degli elementi che rendono riconoscibili i modelli Ranieri International, siano essi barche o gommoni. Il parabrezza con bordo d'acciaio è solido e utile per tenersi e le asole nel plexiglass permettono di agguantarlo con sicurezza dal posto di pilotaggio. Il divanetto di guida è per due persone con sedili convertibili in appoggiareni. Sotto il frigo. La plancia su più livelli dedica ciascuna parte a un preciso ruolo. In alto il display per la navigazione, sotto quelli per i motori. Ancora più in basso, timone, manette e lo stacco di sicurezza, non dimenticatelo mai. Nel mobile cucina potete inserire lavandino e fuochi e nello stesso cassero c'è una seduta scomparsa. Anche questa è un marchio di fabbrica Ranieri International. Le mastre alte sopra i tubolari caratterizzano il profilo del gommone e permettono di realizzare schienali alti che danno comfort e sicurezza ai vostri ospiti. In totale qui contiamo 7 posti a sedere. Con un meccanismo ingegnoso e un piano che si ripiega su se stesso, quindi non deve essere riposto da alcuna parte, si forma un prendisole. Tappezzeria e gelcoat possono essere scelti tra diverse nuance proposte dal costruttore. Sotto i divani, gavoni controstampati con ombrinali. Sul lato sinistro del coronamento c'è un varco che ci porta a poppa. Le plance bagno si allargano tra i motori e i tubolari per rendere comoda anche questa zona. Ranieri International costruisce anche un modello molto simile a questo, basato sulla medesima carena, il Cayman 27.0 Sport Touring, ma il Cayman 28.0 Executive ha la cabina. La dinette interna è un rifugio in caso di cattivo tempo, ma anche una cuccetta per due. Accanto il bagno, minimale ma funzionale e ben rifinito. Questo esemplare del Cayman 28 Executive è equipaggiato con due motori fuoribordo Suzuki da 200 cavalli. Lo proviamo nelle acque davanti a Genova in direzione promontorio di Portofino e il mare oggi è mosso. La postazione di pilotaggio è piuttosto confortevole. Il volante è piccolo, ma ci sono due idroguide a poppa, una per ciascun motore, unite tra di loro. Quindi lo sforzo che devo compiere sulla ruota di timone è minimo. Manette elettroniche e un po' vicine in effetti alla corona, c'è poco spazio qua. Gli strumenti si leggono benissimo perché la plancia è inclinata correttamente. Posso sedermi, appoggiare i piedi sulla pedana oppure mettere i piedi sotto l'incavo che c'è
sotto la pedana e usare il sedile come appoggiareni. In entrambi i casi resto protetto dal vento e molto comodo. È impressionante la spinta di questi motori su questo scafo. L'accelerazione è fulminante, ma il fatto è che questa è una carena un po' speciale, studiata anche per essere fluida, scorrevole. Hanno disegnato uno step a centro scafo che parte dallo spigolo e arriva in chiglia in maniera tradizionale. E poi, verso poppa, un altro piccolo incavo che serve per deflettere meglio l'acqua. Non è un vero step, è solo un accenno posto proprio in corrispondenza della congiunzione tra la murata e la carena. Potete equipaggiare questo gommone anche con un solo fuoribordo, magari di potenza elevata, 300-350 cavalli. In quel caso deve avere il gambo extra lungo, mentre su questo equipaggiamento abbiamo due da 200 cavalli con gambo extra lungo. Navigo alla velocità di crociera di 25 nodi. Non ho toccato il trim, è ancora nella posizione più bassa, così riesco a tenere giù la prua che apre bene le onde e non mi fa sbattere. Il beccheggio è minimo perché ho molta carena in acqua. Il consumo a questa andatura di crociera è di 40 litri ora complessivi, decisamente non elevato. Sono a 30 nodi. La velocità è aumentata parecchio, l'angolo di assetto è sempre lo stesso, più o meno con carena tutta in acqua, e devo dire che anche il comportamento di questo scafo è rimasto più o meno uguale, cioè non ci sono impatti con le onde, le apre molto bene, ci sono tre pattini là davanti che aiutano a sparare via gli spruzzi e qui non arriva nemmeno una goccia. Ora ci impegniamo un po' di più, tenendo sempre il trim tutto basso. Siamo a 40 nodi. Il controllo di rotta è buono, anche se le onde vengono un po' da tutte le parti. Ogni tanto tiro indietro la manetta perché rischio di saltare fuori dall'acqua con le eliche. Molto bene, in direzione delle onde non c'è alcun problema di controllo. Adesso proviamo a cambiare rotta. Questo scafo ha la medesima carena del modello 27 Sport Touring, ma in più abbiamo la cabina che ha spostato il baricentro un po' più avanti. E in condizioni di mare mosso questa situazione direi che è interessante, perché avere un po' di peso là a prua vi permette di tenere un assetto migliore. Avete una gestione maggiore del trim, cioè riuscite a cambiare di più l'angolo di incidenza dello scafo a seconda delle condizioni che trovate. E beh, adesso credo che sia impegnativo metterlo al massimo, ma dobbiamo provare. Giù la manetta, su il trim. Wow, 45 nodi è la velocità massima, almeno in queste condizioni, del Ranieri International Cayman 28 Executive. Cosa vi può offrire un gommone di questa tipologia e di questa misura? Praticamente tutto quello che desiderate per una giornata in mare, a prendere il sole, a cucinare e pranzare a bordo. Potete anche pernottare per qualche periodo durante una crociera in coppia. E poi avete la sportività di uno scafo veloce, soprattutto con questa motorizzazione, due motori da 200 cavalli, ma anche la sicurezza di un gommone, di una carena, che vi permette di navigare bene anche quando le condizioni non sono quelle ideali.